Siamo con l'allenatore di Cecina, penso un po' amareggiato perché essere avanti per tre quarti di partita ormai si pregustava i due punti. Vabbè, sì, una partita giocata sugli episodi, poi alla fine Gazzada sicuramente è stata più sveglia e più intensa di noi sugli ultimi possessi. Noi nel tempo regolare abbiamo sbagliato un po' di tiri liberi che poi ci hanno condotto alla sconfitta. Comunque sì, avevamo iniziato bene la partita con parziale 10-0, però poi l'energia e l'irruenza tecnica di Gazzada ha avuto la meglio. È stata una partita, come dicevo prima, decisa dagli episodi. Alla fine Gazzada sicuramente è stata molto più lucida di noi, sia in fase offensiva che in fase difensiva. Parliamo un po' di questa seconda fase, dove state andando molto bene. Siete secondi in classifica, però terzi in classifica, ve l'aspettavate? Sì, ci aspettavamo di fare un campionato di vertice, siamo ovviamente contenti di essere arrivati terzi, manca una giornata alla fine ma matematicamente siamo terzi, adesso aspettiamo di conoscere la nostra diretta concorrente ai playoff che uscirà dall'ultima giornata, giocheremo con la sesta classificata, non sappiamo ancora chi è, però avremo il vantaggio del fattore in casa. Si può dire che voi squadre toscane siete forse toste, più fisiche di quelle lombarde? Sì, sicuramente, forse sì, le squadre lombarde hanno sicuramente un tasso tecnico migliore delle squadre toscane in generale, anche se poi insomma penso a Saronno che è una squadra completa da questo punto di vista e si merita sicuramente il primo posto in classifica che ha ottenuto finora. Dove può arrivare la tua squadra? Intanto stasera spero di arrivare a casa, poi dai playoff sicuramente proviamo a passare il primo turno e poi quando siamo nelle prime quattro vediamo, anche perché non avremo più il fattore campo in casa e vediamo, dovremo affrontare delle serie difficili fuori casa, però stasera ci mancavano due giocatori importanti nelle rotazioni e nei playoff si giocherà una volta ogni tre giorni, quindi sarà importante anche il recupero degli infortuni e avere 10 giocatori che giocano. Il vostro numero 15 io non lo conosco personalmente, però dimostra di avere, oltre all'età, avere molta personalità e molta classe. Sì, Giovanni Bruni è innanzitutto un grandissimo appassionato di questo sport e cura in maniera maniacale il suo fisico, infatti ha 42 anni ma sembra un ragazzetto di 20 anni, è sempre il primo a presentarsi durante la settimana quando c'è allenamento, è sempre il primo a fare preparazione atletica, è un esempio per tutti, è un esempio di vita anche per i ragazzi più giovani che vengono a giocare con noi. C'è un esempio. Sì, grande esempio. Ok, la lascio, faccio rientrare e in bocca al lupo per il prossimo stagione. Grazie a voi, saluto a tutti.